dimostrato di avere del talento, ma in una squadra come quella vista ieri al Mukagatta ci voleva davvero ben poco per emergere sugli altri. Miani, comunque, ha saputo fare la sua parte di centrocampista e smistare palle all'attacco, ma le sue condizioni fisiche non erano naturalmente ottimali e il mister ha deciso di sostituirlo nella ripresa con Ivan Ferretti. Per il resto sono pochi gli spunti da raccontare al cronista. Al terzo minuto di gioco Luciano Benetti viene sostituito da Corsi. Il giocatore, oltre ad un forte mal di denti, deve abbandonare per un ritorno del lacerante dolore alla coscia. Nel primo tempo, dopo i primi 20 minuti di monotona partita, i grigi si affacciano in area novarese, ma il tentativo di Tortora è bloccato sul nascere da questa presa da rugby del numero 2 azzurro Tacca. 5 minuti dal termine e c'è questo passaggio di Corsi per Marescalco, ma Bettini para senza difficoltà. Su nulla di fatto si va a riposo. I primi 45 minuti di gioco hanno detto ben poco. Nella ripresa, gli oltre 5.000 presenti sugli spalti si aspettavano dall'Alessandria un gioco d'attacco, ma i grigi, pur migliorando con una serie di azioni senza conclusione, hanno finito per pareggiare l'incontro senza nemmeno un tiro in porta. Realtà amara ma sacrosanta di una partita al più presto da dimenticare sia per la tifoseria alessandrina che per l'undici grigio allenato da mister Capelli. Al 57esimo c'è questo cross di Bisoli, nell'ombra anche ieri, per Tortora, ma Pino svirgola la palla. Alla mezz'ora della ripresa c'è una punizione in favore dell'Alessandria dal limite. In barriera a Marchetti sgambetta Bisoli. L'arbitro si accorge ed espelle il novarese per somma di ammonizioni. A 5 minuti dal termine è Ferretti a creare l'unico vero pericolo per il Novara. Il giocatore si presenta solo davanti a Bettini, ma mentre sta per calciare, l'estremo difensore si lancia ai suoi piedi ed è in questa circostanza che il portiere novarese si ferisce alla testa per un colpo di tacchetti ricevuto da un suo compagno di squadra. Ferretti reagisce alle provocazioni di Tacca e viene espulso. In porta va Mazzotti, mentre Bettini esce dal campo in